Ok, ora ovviamente io non posso tappare il WC per farvi vedere come stapparlo, però vi garantisco che quello che vi dico è ciò che ci vuole per stappare il WC. Allora, immaginate se il WC, la tazza è piena d'acqua, dovete semplicemente poggiare così e spingere giù, così. Dare dei colpi, fate una pressione enorme, una pressione incredibile perché è tutto pieno d'acqua il WC o lo scarico che c'è dopo il WC, che può essere a parete oppure a pavimento, e quindi fate una pressione incredibile perché l'acqua non si comprime solo l'aria, l'acqua no. Quindi quando voi date dei colpi così secchi giù, lì date veramente uno scossone incredibile. Quindi se invece è tappato, ma l'acqua non ce n'è perché è defluita piano piano, allora fate scaricare l'acqua, tenete così, e poi quando siete a questo punto gli date un colpo, fate andare un po' giù e poi un colpo giù, e normalmente, se non alla prima, ma alla seconda o alla terza si stappa, sempre che non ci sia appunto qualcosa di veramente grave. Però gli intasamenti così occasionali sono, questo metodo è efficacissimo nell'80% dei casi. Un'altra opzione, se non avete ottimi risultati, è quella di far riempire la tazza e poi dare dei colpi su e giù, così, con l'acqua ovviamente, in modo che smuoviamo ma anche spingiamo, quindi in questa maniera. Ok, questo è quanto bisogna sapere per stasare un WC. Premetto, come ho detto prima, che io nel mio lavoro, nei miei 40 anni praticamente di lavoro, ho trovato un po' di tutto, dalla sabbia per gatti, siringhe incastrate nel tubo oltre il gabinetto. Specialmente queste gabbiette che si mettono al bordo del WC, che poi vanno a finire dentro, e uno dice vabbè, tanto già che lì lo faccio andare giù, invece si incastra e quindi mi bisogna proprio togliere, smontare il WC, se no non se ne esce. Però anche in questi casi solitamente si riesce a perlomeno a farla andare giù, in modo che se uno ha bisogno la può fare, e poi magari ripeti l'operazione ogni volta, però non sei con l'acqua alla gola, o come dire, non ti trovi proprio nella cacca, insomma. E quindi in questa maniera si riesce a risolvere il problema. Detto questo, c'è qualcosa di molto più importante da sapere, e appunto perché non vogliamo che questo succeda, vogliamo prevenire, perché quando succede, vi garantisco che può venire un po' di panico, perché, ripeto, si può stare senza bere, senza mangiare, ma quando scappa, scappa. E se non si è da soli, sia dei bambini, sia delle persone anziane, comunque sia, è veramente un disagio molto grande. Ma non vogliamo stappare che si tappi più, ma anche non vogliamo creare dei disagi sia a noi stessi, se abitiamo al piano terra per esempio, e neanche disagi ad altri se non abitiamo a piano terra, e vogliamo evitarci anche delle spese inutili, che possono essere veramente spese costose, che poi vanno a influire sugli inquilini, sia essi che siano in affitto o padroni di casa, perché queste spese vanno poi a cadere sull'inquilino, anche se, ripeto, è in affitto.
Di cosa vi voglio parlare? Ve lo spiego subito. Ecco qua. Allora, qua vi faccio vedere un disegno che ho fatto. Non guardate il disegno, la bellezza, quant'altro possa impressionare come bellezza o precisione di disegno, ma quanto quello che ci interessa è il contenuto del disegno, cioè quello che il disegno ci vuole dire. E qua abbiamo, io lo faccio vedere da vicino e poi ne parliamo invece vedendolo da lontano. Vedete, abbiamo qua un VC, poi qui è la braga che va a finire nella colonna condominiale, questa verticale è la colonna condominiale, poi qui c'è un altro VC che rappresenta il piano sottostante, poi c'è un altro piano sotto ancora, dove questo VC rappresenta non solo il VC ma il bagno praticamente. Poi c'è la colonna che scende giù e va a finire in un sifone di fondo colonna, cioè ogni colonna dovrebbe avere a norma un sifone fondo colonna. Allora, ora allontaniamoci un attimo. Allora, come vedete qui, noi abbiamo questo VC, può essere una colonna questa di due piani, tre piani, quattro piani, 5, 6, 7, 10, 100 piani, quanti ne volete, oppure appunto uno singolo, oppure due appartamenti, no? E non so dove abitate voi. Comunque il punto è questo. Perché vi faccio vedere questo? Perché è molto importante che voi sappiate, siate consapevoli, così come dovrebbero esserlo tutti in casa vostra e tutti nel condominio dove abitate. Di che cosa vi voglio parlare? Allora, di questo. Se noi abbiamo un VC con un orifizio grande come quello in cui abbiamo visto il video come stappare VC, pensiamo che erroneamente che tutto quello che passa da lì poi passa, se passa da lì passa e va via, e allora ci buttano i pannolini, quelli igienici femminili, per donne, diciamo, per quelli che usano per le mestruazioni. Ce n'è veramente una marea di persone che pensano che possono tranquillamente buttarli nel VC, dove invece tranquillamente vanno a creare dei problemi. E problemi non solo, probabilmente spesso marginalmente a chi lo butta, ma invece gravemente ad altri. Per esempio, se qui abbiamo, in questo piano, abbiamo qualcuno che ha questa abitudine, cosa succede? Che va a finire giù, 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 ma non sanno che il 99% dei casi questo sifone in fondo colonna è sempre più stretto, questo passaggio. Vedete qua che ho fatto del nero un po' per far capire proprio che si forma dell'incrostazione che rende più stretto questo passaggio qua. Infatti magari se qua il tubo è da 110 o 125, poi scende giù qua il tubo si stringe a 80, a volte anche a 70. Quindi cosa succede? Succede che se si va a fermare qualcosa, poi il pannolino va a fermarsi lì, poi si ferma qualcos'altro di solido, e cosa succede? Che si tappa, l'acqua sale, si riempie il tubo, e dove va a finire l'acqua che tutti gli altri di sopra, compreso quella che butta i pannolini, va a finire nella colonna? Dove va? Va a finire nel bagno del piano terra, cioè il primo bagno che ha una legge, no? Fisica, si riempie il tubo, poi esce dove riesce ad uscire. E se c'è la doccia, comincia a uscire dalla doccia perché è più bassa. Se non c'è la doccia, c'è la vasca, comincia a riempirsi la vasca, e poi
riempie il bidet, il gabinetto, normalmente fuoriesce dal gabinetto. Voi immaginatevi tutti quelli che scaricano da sopra, se qua non c'è nessuno in casa dalla mattina fino alla sera, cosa viene a scaricare, cosa si trova in casa per terra nel bagno, chi abita al piano terra. Infatti è penalizzato il piano terra per questo motivo, perché può succedere proprio questo inconveniente. Si tappa il fondo colonna, si fonde fondo colonna, si riempie e fuoriesce tutto pipì, cacca e di tutto e di più. Pensate all'antipatia di dover pulire quella roba lì, oltre al danno che viene a crearsi. L'intervento urgente dell'idraulico, tutte le spese accessorie che ci sono, quindi veramente qualcosa di molto grave che si può evitare essendo consapevoli che i pannolini tappano e creano grossi problemi. Pannolini come la sabbia per il gatto. Si è trovato, c'era in una colonna, in una parte, in un palazzo, dove sistematicamente si andava a stasare questo fondo colonna che si trovava nel soffitto, pensate, nel controsoffitto di un supermercato. Voi immaginatevi quando si intasava, anziché uscire dal primo piano, usciva da una giuntura del tubo che era in questa posizione più o meno e si allagava il supermercato. Ma c'è niente da fare, non capiva che la sabbia per gatti non si butta nel gabinetto, perché va a finire giù, è pesante, intasa e si riempie, poi ci va il pannolino, ci va questo, ci va quell'altro e si intasa tutto sto macello qua. Così come tutto ciò che ha a che fare con quello che è estraneo da quelli che sono gli escrementi umani, cioè non ci va niente. Si è trovato degli stracci, si è trovato bottigliette di plastica, di tutto e di più. Quindi se evitiamo questo, ci evitiamo le spese di intervento, pronto intervento, perché qua uno quando arriva a casa e trova tutto allagato va subito su ad avvisare tutti di non scaricare acqua. Immaginate il disagio. E aspettare, cercare e aspettare un idraulico che venga a risolvere la situazione. Intervento costosissimo ovviamente, perché oltre che essere urgente è complicato e sporco. Quindi se trovate una persona onesta ancora vi va ancora bene, ma trovate qualcuno che ci marcia, qui vi fa sparare quelle 2-3 mila euro come niente, che si va a suddividere su una colonna questa spesa, ma la trovate poi in quelle che sono le spese di amministrazione. Dite, ma come mai quest'anno così tanto? C'è stata quella spesa in questa colonna e se la paga questa colonna, non se la paga tutto il palazzo normalmente. E, che dire ancora? Questa consapevolezza dovrebbe essere, appunto, ripeto, una consapevolezza di tutta la famiglia, tutti i membri della famiglia e di tutto il palazzo. Tutto il palazzo dovrebbe conoscere, capire, sapere di questo, di ciò che avviene quando usiamo il WC in maniera impropria. Pensate un po' se ci sono 5, 6 o 7 piani sopra che scaricano tutti lì tranquillamente, qua al primo piano non c'è nessuno. Arriva la sera, che cosa si trova in casa? Ora c'è anche questo aspetto che se qui dal sifone va bene, a volte c'è, oltre che il sifone, c'è un pozzetto, vedete qua, un pozzetto con in mezzo una lastra, un qualcosa, dove i liquami passano sotto questa lastra. Diciamo è come dire appesa, attaccata ai due estremi, però è appesa, sotto c'è il passaggio dell'acqua con tutti i liquami vari. E quando succede che si usa in maniera impropria gli scarichi, se a volte non si tappa qua, però va a depositarsi tutto qui e si intasa questo pozzetto in maniera incredibile,
poi va a intasarsi tutta la tubazione, si intasa tutto e poi va a intasarsi e uscire tutto sempre qui dal primo piano, sempre che non ci sia un'altra feritoia aperta dove esce l'acqua prima di arrivare su, ma normalmente si allaga il piano terra, cioè il primo gabinetto dove può sfogare l'acqua. Comunque sia, anche queste sono tutte spese inutili, danneggiamenti inutili, spese inutili che paragonabili praticamente a atti vandalici, perché ora capisco che uno non sa, non è consapevole, però con questo video credo di aver dato un aiuto a far sì che la consapevolezza possa essere impressa su chi guarda questo video. Cioè andiamo a spendere dei soldi incredibili, ma soprattutto il disagio, perché questi pozzetti possono trovarsi ovunque. Magari un fondo dove c'è, mi ricordo c'era un fondo dove vendevano lingerie, era un magazzino all'ingrosso, vendeva lingerie, cose di cotone, magliette eccetera. Intasandosi questo, era fuoriuscita l'acqua dal pozzetto e aveva allagato, procurando un danno enorme. Sì, mi direte, c'è l'assicurazione, ma l'assicurazione non è una licenza, no, per far danni. E soprattutto non vorremmo mai noi essere in quelle condizioni lì, quindi non vorremmo neanche farci trovare gli altri. E poi la spesa, quella è la spesa per stasare, normalmente l'assicurazione non la paga. Quindi stasiamo i WC, ma soprattutto non buttiamo ciò che può intasare il WC. Come abbiamo visto sono assorbenti, pezzi di plastica, tappi di bagnoschiuma, cose che pensiamo che comunque buttandoli dentro, perché c'è il passaggio grande, pensiamo che comunque poi vada tutto a finire in mare, nella fogna centrale e in mare. No, non è così. Evitiamo quindi questi comportamenti che possono veramente creare disagi, spese inutili. Quindi le gabbiette, pannolini e quant'altro non sono, tutto ciò che non è escrementi e che non è diciamo, il WC è stato fatto per quello, quindi usiamolo solo per quello. Un altro aspetto importante da sapere, che può sembrare a volte banale, è la carta Scottex, cioè perlomeno carta Scottex intendo anche la carta lavamani, asciugamani, quelle che troviamo nelle salviette, troviamo nei bar, troviamo, ce l'abbiamo anche magari volta a casa e pensiamo che buttare, se rimaniamo senza carta igienica usiamo quella, non va bene per un semplice motivo. Sì, è questo, che a volte si pensa magari su una questione di rispetto, di educazione, no? Usare solo, cioè mettere la carta igienica nel gabinetto e le salviette nel contenitore della spazzatura, ma non è questo il punto è che la carta igienica praticamente, se voi andate a vedere come è fatta, sono dei enormi rotoli che poi vengono tagliati, ma quello che è importante è sapere che praticamente è polvere di carta compattata che a contatto con l'acqua si disfa, si scioglie praticamente. Questo è il punto. Mentre invece la carta igienica Scottex, non so se vi ricordate le prime pubblicità che facevano vedere che la bagnavi col vino, poi ci mettevi un bicchiere di vino sopra e con la carta questo bicchiere lo tiravi su e la carta non si rompeva. Perché? Perché non è polvere di carta compattata. Le salviette di carta sono resistenti, in modo che quando uno le usa per asciugarsi le mani, per asciugarsi il viso, non si rompono.
Quindi nel VC, nelle condutture di scarico, rimangono integre e vanno a fare tappo insieme ad altri fattori che possono creare veramente un intasamento. Ok, spero che questo possa essere d'aiuto e possa sinceramente avere, cioè lo scopo è quello proprio di evitare che si creino delle situazioni in cui ne ho viste a centinaia e centinaia, forse a migliaia, che si potevano sicuramente evitare. Un consiglio è quello di consapevolizzare tutta la famiglia facendo vedere questo video e, perché no, magari se ne avete voglia potete mettere l'indicazione sull'indicazione sul portone in modo che possano vederlo tutti nel condominio, così che vi evitate delle spese inutili e, credetemi, a chi gli è capitato veramente non c'è cosa più antipatica che raccogliere in casa propria la pipì e la cacca degli altri. Una buona giornata a tutti.